La Confcommercio di Fano avrà una nuova sede, si tratta dei locali situati in via San Francesco 41 in pieno centro storico, dove fra pochissimo avverrà l'inaugurazione ufficiale insieme ai tanti associati e agli imprenditori della città. Se i nostri soldi erano già finiti. Presidente, si tratta di una sede sicuramente più ampia, più funzionale, che potenzierà i servizi offerti dall'associazione. Qual è l'obiettivo di Confcommercio? Ma con il rinnovo proprio della sede di Confcommercio è proprio questo, è l'obiettivo, un rinnovamento e un potenziamento di tutti i servizi offerti alle imprese, ma soprattutto abbiamo voluto questa sede nuova per stare vicino ai commercianti, agli imprenditori. E la cosa importante e fondamentale è che noi abbiamo voluto questa sede tenerla in centro storico, perché per noi la cosa importante è mettere al centro l'imprenditore, l'imprenditoria, ed è per questo che abbiamo voluto proprio trasferire questa immagine, in modo che tutti possano usufruire dei nostri servizi, delle nostre consulenze, di tutto quello che concerne i loro obiettivi, per dargli un supporto con tutte le nostre con tutti i nostri servizi, perché noi la cosa importante che vogliamo fare è proprio quella, stare vicino agli imprenditori, a quelli che tutti i giorni con forza, sia quelli storici ma anche quelli che poi apriranno, vogliamo stargli vicino con forza, perché tutti i giorni veramente a stare sul campo è molto difficile, soprattutto in questo periodo, e noi con la nuova sede li vogliamo veramente aiutare e trasmettere tutto questo. Siamo anche in un momento storico molto particolare, dove la vicinanza agli imprenditori è fondamentale. Assolutamente sì, perché appunto in questo momento storico stiamo assistendo proprio alla desertificazione dei centri storici, dei borghi, e noi è proprio per questo che crediamo nel centro storico, perché vogliamo una città dinamica e vitale, perché questo è fondamentale per tutti noi, perché solo questo può avere una ricaduta importante sul commercio. In questo momento dove vediamo persone che continuano ad acquistare online, dove non c'è più un rapporto con le persone, il rapporto tra il commerciante e il cliente, noi è proprio questo che vogliamo recuperare, stare vicino agli imprenditori per fare in modo che tutte queste attività possano rifiorire nel nostro centro storico e ricreare un rapporto umano, cosa che purtroppo con il sistema telematico, con le vendite online, si è perso. E soprattutto in questo momento, andando verso il Natale, che è un mese importantissimo, noi vogliamo veramente stare vicino a tutti gli imprenditori che ogni giorno alzano la serranda, si danno da fare e stanno sul campo, facendo e mettendo in campo tutte le competenze, le collaborazioni con le amministrazioni, con le banche, con altri imprenditori, con le professionalità varie, perché soltanto collaborando e mettendosi insieme è il momento in cui si può dare veramente una svolta. Quindi noi speriamo che con questa nuova sede riusciamo veramente ad essere vicini e a supportarli in qualsiasi cosa di cui abbiano bisogno. Presidente, Confcommercio sicuramente vicino agli imprenditori, in particolare in questo momento di difficoltà, di crisi, no? Che si è perso il rapporto con il cliente, quindi sempre a fianco a questi imprenditori, ai commercianti. Sì, in questo momento difficile, perché è difficile per la crisi economica che ancora non è passata, come dicono, ma soprattutto anche con l'aumento della burocrazia, perché ogni anno ce n'è una nuova, come quest'anno abbiamo il nuovo misuratore fiscale, quindi la Confcommercio segue sempre più da vicino i suoi associati e i commercianti tutti. Inoltre cerca sempre di fare nuovi investimenti, nuovi uffici, con uffici sempre più all'avanguardia per essere sempre pronti a qualunque evenienza. Ecco, che cosa ne pensa anche il lavoro svolto dalla Confcommercio locale? Quindi qua parliamo della nostra provincia, parliamo della città di Fano, dove ci sono davvero tanti imprenditori, anche piccoli commercianti. Ma vedi, la Confcommercio è un'organizzazione, diciamo, in tutta la provincia, noi abbiamo 16 filiali,
Quindi Fano, Pesaro, Gabice, Carpegna, ogni località ha un suo ruolo, perché a Fano ha magari più commercianti, a Gabice ha più albergatori, ma l'importante è il ruolo primario che fa sempre, perché li segue da vicino, soprattutto li aiuta in questa sempre più complessa macchina burocratica che abbiamo in Italia. Martina, oltre ad essere vicepresidente di Confcommercio di Fano, lei è in prima persona un'operatrice, lavora nel centro storico in Borgo Cavour, per cui conosce benissimo tutte le esigenze che sono degli imprenditori, e oggi questa sede vuole dimostrare la vicinanza agli stessi. Sì, intanto salve, buonasera a tutti. Sì, questa sede è il frutto di tanto lavoro e tanto impegno del nuovo direttivo, che volevamo dare uno scossone a questa nuova Confcommercio, un segnale positivo, spero positivo, perché era importante mantenerla al centro proprio per essere vicina a tutti gli operatori del centro. Comunque ricordando che non rappresentiamo solo il centro, ma tutti gli operatori di Fano, però il centro storico va assolutamente riqualificato e va assolutamente supportato. Questo è un periodo difficile per tutti, passando per il centro si vedono sempre più negozi chiusi, e io devo dire che proprio l'altro ieri mi veniva da parlare con delle persone e dicevo: cioè, chi apre in questo periodo deve avere tanta forza e tanta energia, perché a volte ci sono giorni quando piove, soprattutto che il centro è desolato, ed è brutto, è una gran tristezza per tutti, perché comunque quando c'è lavoro per tutti, quando la gente gira c'è per tutti, e quindi è importante star vicino al commerciante, è importante star vicino al ristoratore, è importante star vicino all'albergatore, è importante star vicino a ogni ente commerciale, ogni ente di commercio. Quindi ecco, questa sede io spero che sia un nuovo lancio positivo in questo periodo, proprio perché ci sono un sacco di opportunità e di offerte anche che il commerciante stesso, o anche io, non sapevo nemmeno che ci fossero come possibilità. E quindi la Confcommercio, io spero che con questa nuova sede, con questo nuovo direttivo che è veramente tanto carico, possa dare un po' di energia e organizzazione in più, anche se viene richiesta al commerciante stesso. Trasarti, la gente ha detto bisogno di fiducia, bisogno di vicinanza, in particolare in questo momento, no? In questo momento di crisi, di difficoltà. Certo, l'associazionismo ha un compito enorme in questo, sempre avuto, ma oggi più che mai, ha dei ruoli fondamentali, deve accompagnare, deve custodire e anche farsi forza per difendere questo mondo del commercio. E se ce la fa anche unire per intravedere il futuro, e soprattutto deve essere così coerente da scoraggiare quando non c'è un progetto, in modo che la gente non si butti su un'attività che non ha futuro, e quello sarebbe triste per tutti. Varotto, intanto l'inaugurazione di questa sede rientra nel piano di sviluppo che è stato voluto proprio da lei per rafforzare il ruolo di Confcommercio. Sì. La precedente sede è stata inaugurata il 1 ottobre del 95, quando io, il 1 maggio del 95, ho assunto la direzione generale della Confcommercio, e già allora ipotizzammo un percorso di apertura di sedi sul territorio, che poi si è perfezionato nel corso degli ultimi anni, anche con la presidenza Serra, perché l'obiettivo è quello di stare vicino alle imprese, quello di affiancarle, di supportarle con servizi. Noi non siamo un'associazione che fa solo chiacchiere, noi siamo un'associazione che fornisce servizi. L'impresa oggi ha bisogno di tante cose, ha bisogno di credito, ha bisogno di formazione, ha bisogno di imparare e conoscere le nuove tecnologie, di sapere come muoversi nell'ambito di un mercato sempre più difficile, globale si dice. Ecco, noi forniamo tutti questi tipi di servizi che negli ultimi anni abbiamo potenziato ulteriormente con nuove aperture di nuove sedi, penso a Urbino, Gabice Mare, penso a Piobbico, la stessa sede di Pesaro che abbiamo migliorato con nuove tecnologie, e mancava la sede di Fano.
dove la nuova sede viene anche a seguito di un percorso di rinnovamento del gruppo dirigente, oggi sempre più impegnato in un confronto serrato con l'amministrazione comunale. Tra l'altro a breve, a pochi giorni, annuncerete anche il nuovo segretario. Sì, fa parte di un percorso che abbiamo condiviso con il segretario uscente, Francesco Mezzottero, che ha retto la segreteria della nostra sezione di Fano per tanti anni, ma come tutte le cose hanno un fine, anche perché poi arrivano gli anni della pensione per tutti, e quindi nei prossimi giorni annunceremo quale sarà il responsabile che guiderà e affiancherà il gruppo dirigente, quindi Barbara Marcolini, i due vicepresidenti Luciano Cecchini e Martina Carloni. State lavorando anche sugli stati generali del turismo e del commercio, giusto? Sì, l'idea è quella di mettere attorno a un tavolo gli stakeholder della città, quindi il comune, il sistema creditizio, quindi il gruppo Creva, il Carifano, che ci accompagna in un percorso di sostegno al mondo delle imprese, la stessa compagnia di assicurazione, Reale Mutua, ma insomma gli stakeholder cittadini, per ragionare sul commercio, in particolare sul commercio nel centro storico e sui progetti legati al turismo. Il turismo per noi non è solamente uno strumento per far lavorare gli alberghi, tra virgolette, è uno strumento di valorizzazione economica del tessuto sociale di una città. Aumentando le potenzialità del turismo a Fano e lavorando 12 mesi all'anno invece che 3 mesi, come capita oggi, aumentano le possibilità economiche anche per i commercianti, per gli artigiani, per il settore dei servizi. Cioè il turismo oggi è veramente la leva fondamentale di sviluppo per l'economia di una regione come la Regione Marche, che è stata dichiarata dalla più importante agenzia turistica, guida turistica del mondo, Lonely Planet, la seconda regione più importante per l'anno 2020 a livello mondiale. Questo ci sta a dire che veramente il turismo può essere determinante per le sorti anche del commercio, e quindi noi, che da anni siamo l'unica associazione che fa progetti di promozione turistica, che l'anno scorso abbiamo fatto 18 eventi internazionali per promuovere il territorio della bellezza, cioè l'itinerario della bellezza, e qui adesso è entrato anche il Comune di Fano. Non soltanto Confcommercio locale, ma anche Confcommercio estero, quindi. Sì, Confcommercio estero è un altro settore che abbiamo aperto recentemente. Tutte le imprese hanno necessità di conoscere meglio i meccanismi dell'internazionalizzazione, sia per esportare ma anche per importare. Noi abbiamo aperto un anno fa un nostro sportello in Cina, nella città di Changsha, che è la capitale dell'Hunan, la città di Mao Zedong, è un nostro sportello dove facciamo promozione turistica, ma dove ospitiamo anche una decina di aziende marchigiane che vendono i loro prodotti, soprattutto nel settore della moda. Abbiamo intenzione, l'abbiamo presentato recentemente anche a Pesaro, e abbiamo intenzione di ampliare l'attività di questa casa, che si chiama Casa Marche. E nello stesso tempo abbiamo aperto uno sportello per le imprese, per avere tutte le informazioni sui processi di internazionalizzazione, in materia doganale, sui crediti all'esportazione, sulle fiere che ci sono in giro per il mondo. E per questo ci avvaliamo anche della collaborazione dell'AICE, che è l'Associazione Italiana Commercio Estero di Milano, un'associazione che è sempre nel circuito Confcommercio, che è nata nel 1945, quindi ha molte cose da raccontare in materia di internazionalizzazione. Ultima battuta sugli ultimi progetti, i progetti sui quali state lavorando, gli itinerari, non solo della bellezza, non solo dedicati all'archeologia. Sì, noi siamo partiti 2 anni fa, anzi ormai 3 anni fa, con l'itinerario della bellezza, che prevedeva la collaborazione con 5 comuni della provincia. Poi il progetto si è allargato, sono passati 8. Dall'itinerario della bellezza è nato l'itinerario romantico, che ha aggregato altri 2 comuni. Poi è nato il progetto dell'itinerario archeologico, con altri 2 comuni ancora. Adesso hanno fatto richiesta di entrare in questo progetto altre 3 amministrazioni comunali,
e con il Comune di Fano abbiamo concluso proprio pochi giorni fa l'accordo che prevede l'ingresso del Comune di Fano con Pesaro, Urbino, Gradara, Mondavio, Fossombrone, Cagli, Sant'Angelo Invado, Colli Almetauro, Terre Roveresche, nel progetto generale dell'itinerario della bellezza, nell'itinerario archeologico, la cui seconda edizione presenteremo il 31 di marzo, e poi abbiamo definito la progettazione degli itinerari dei luoghi della fede. Cioè, cerchiamo di, anche in questo caso, puntare ad una destagionalizzazione del nostro turismo. Fano è importante per il turismo balneare, ma è limitato a pochi mesi all'anno. Ha un'offerta straordinaria dal punto di vista culturale, insomma, è la città di Vitruvio, è la città con le mura romane più lunghe e meglio conservate al mondo dopo Roma, è la città sotterranea di Fano straordinaria, è la città dei bambini, è la città del carnevale. Cioè, vuol dire, Fano ha tante potenzialità inespresse che, se gestite bene con un'adeguata attività promozionale e di comunicazione sul social e sul web, potrebbero portare ad implementare il movimento turistico della città. Intanto oggi è una giornata di festa, da qua ci si sposterà a Teatro della Fortuna. Sì, perché in una giornata di festa io sono un disc jockey mancato, perché la mia prima attività giovanile è stata fare il disc jockey, quindi la musica è rimasta la mia passione, quindi per me una giornata di festa è quando c'è la musica. E abbiamo voluto donare alla città, insomma, questo concerto, questo spettacolo, peraltro di miei amici, 17 ragazzi che presentano un tributo a Lucio Battisti, e quindi credo che questa sera sarà una serata veramente di festa, perché il teatro è strapieno. Assessore, l'amministrazione comunale è presente, tra l'altro ci troviamo proprio di fronte al comune di Fano, al municipio, ha detto un forte segnale per la città. Sì, assolutamente, credo che sia un forte segnale in un momento di assoluta difficoltà in generale per gli operatori economici, mostrare così vivacità nelle opere, in quello che uno fa, soprattutto nell'opera di un'associazione, è molto importante. È importante anche per un'amministrazione comunale per far capire agli operatori economici qual è la filiera organizzativa della città, quindi con un'amministrazione comunale che detta le politiche di gestione della città, con un'associazione che deve portare tutte quelle che sono le necessità degli operatori, e quindi questo segnale rinfranca gli soci, i commercianti, e gli fa stare vicino appunto a queste entità che sono per noi fondamentali. Tra l'altro lei ha anche fortemente voluto dei tavoli tecnici proprio per avere un confronto con gli imprenditori stessi. Sì, sono dei tavoli importanti, ne facciamo ormai uno al mese, dei tavoli frequenti dove si cerca di capire appunto le necessità degli operatori, dove si cerca di tracciare delle linee guida, dove nel breve termine si vogliono realizzare tutta una serie di attività per portare gente in centro storico, ma nel lungo termine si vogliono attuare delle politiche, uno studio socio-economico della città, delle politiche di marketing del centro storico, che in un qualche modo portano veramente a crescere le possibilità di portare economia nel centro storico, le possibilità di portare economie turistiche. Tra l'altro il Comune di Fano ha aderito in questi giorni a dei progetti della Confcommercio, perché crediamo che questo dinamismo, i progetti dell'associazione di categoria, i progetti di enti, fondazioni in genere che mirino a far accrescere la qualità di una città devono essere presi in considerazione. Poi ovviamente l'amministrazione in sé porterà avanti tutta una serie di progettazioni che guardano appunto a questi aspetti anche in modo più ampio. Cecchini, vicepresidente di Confcommercio di Fano, un taglio del nastro avvenuto appunto quest'oggi, una vicinanza che si dimostra non soltanto ai commercianti del centro storico ma agli imprenditori di tutta la città di Fano. Io sono dal 1985 che sono in questa famiglia e sono orgoglioso di essere nella famiglia della Confcommercio. Abbiamo lavorato tanto, nei momenti belli e nei momenti brutti. In questo momento c'è molto da lavorare, perché abbiamo naturalmente
veramente questo mercato un po' strano, però ci stiamo molto dando da fare per trovare una soluzione, quello è importante, una soluzione sul commercio e battere la concorrenza online. E soprattutto destagionalizzare gli eventi, lei lo sa perfettamente, insomma lo vive in prima persona, per cui è importante riempire la città di Fano, di fanesi turisti durante tutto l'anno. Come dico sempre, il turismo sportivo è quello che sta portando degli eventi eccezionali a Fano. Noi già abbiamo dei pacchetti già costruiti, anche il mese di luglio, il 24 e 25 luglio si parla di un campionato italiano di paracadutismo, ma il 28 e 29 di dicembre avremo la pallavolo, naturalmente anche in quel weekend abbiamo la pallacanestro. Sono degli eventi importantissimi perché prima di tutto riempiamo gli alberghi e poi facciamo vivere la città, e viva la città!